Ciao amici! Da un alligatore vestito come un essere umano a un folidote, ecco alcuni mostri che sono stati adottati per errore. Iniziamo con la storia di Rambo, un alligatore adottato da Mary Thorne, un'americana che vive in Florida. Quest'ultima ama questi animali con le squame, visto che ne ha adottati 5, ma Mary non avrebbe mai pensato di adottare questi animali se non li avesse salvati un bel giorno. Solo Rambo è ancora vivo e non è un alligatore come gli altri. Coccolato dalla padrona che segue ovunque, questo rettile di 57 kg ama le coccole, mangia a tavola, apre il frigorifero quando ha fame, guarda la televisione con i due cani di Mary e dorme nel letto di quest'ultima. Mary lo veste anche, ma per una buona ragione. Secondo lei Rambo ha una pelle sensibile al sole e ciò è dovuto al fatto che si è rimasto a lungo in un posto chiuso prima che venisse adottato. Aggiunge anche che lo ha addomesticato e che gli ha insegnato a non mordere. Rambo ha imparato ad obbedire e a fare degli spettacoli guidando una moto. Per Mary, Rambo è più di un animale da compagnia, è un amico e un figlio per il quale ha dovuto lottare con le autorità della Florida in modo da poter conservarlo a casa sua. Perché beh, vista la sua dimensione notevole, l'animale doveva vivere in un vasto spazio. Secondo la Florida Wildlife Commission, per fortuna May Thorne ha potuto averla vinta e mantenere Rambo a casa sua. I gorilla sono animali affascinanti e intimidatori al contempo, ma attenzione, tutti i gorilla non sono così spaventosi. Alcuni sono persino amichevoli e la maggior parte di loro sono intelligenti. Era così per Coco, una femmina gorilla che viveva in cattività in California. Coco era persino in grado di parlare il linguaggio dei segni. A volte, per comunicare con le persone che si occupavano di lei, utilizzava una penna per indicare ciò che volesse mangiare, oppure per disegnare qualcosa. Tutti la amavano, soprattutto la psicologa per animali Francine Patterson, che aveva stabilito una bella relazione di amicizia con Coco. Era questa specialista che aveva insegnato al primate femmina la lingua dei segni fin dal 1972. Coco ha finito per imparare più di 1000 segni ed è stata anche l'oggetto di numerosi servizi, ma ha smesso di vivere il 19 giugno 2018. Coco è morta durante il sonno all'età di 46 anni. Steve e Derek, due canadesi, volevano adottare un maialino nano. Nel 2013 ne hanno trovato uno che hanno battezzato Esther, ma erano lontani dall'immaginarsi che l'animale, il quale misurava 1,3 kg, sarebbe diventato enorme. Ebbene, due anni dopo Esther pesava 300 kg. In realtà era una scrofa riproduttrice. Pensi che Steve e Derek si siano liberati di questo animale ingombrante? Beh, assolutamente no. Questi ultimi hanno tenuto Esther con due gatti e due cani in casa loro, nonostante i suoi grandi bisogni in cure e in cibo. Steve e Derek non si sono mai pentiti della loro decisione. Conosci sicuramente Melanie Griffith e sua madre, Tippi Hedren, due attrici molto famose, ma sapevi che hanno vissuto per 10 anni con un leone? No, non è uno scherzo. Il felino, lungo 3 metri, pesava 200 kg. L'idea di adottare un leone non aveva tuttavia nulla di capriccioso. Tippi Hedren e suo marito avevano un progetto di film intitolato Roar, che metteva in vetrina delle belve, tra i quali i leoni. Ma per poter saper di più riguardo questi animali straordinari, avevano bisogno di vivere con uno vero, come lo aveva suggerito loro un addestratore di leoni. Ed è così che iniziò la storia di Neil all'interno della famiglia Marshall. Il nuovo membro della famiglia condivideva il quotidiano della coppia e della ragazza nel loro ranch in California. Per nutrirsi doveva divorare ogni giorno circa 6 kg di carne cruda, arricchita con vitamine e sali minerali. Le foto di famiglia con questo animale da compagnia fuori dal comune sono persino apparse in una delle riviste all'inizio degli anni 70. Possiamo vedere Neil con Melanie sul letto o vicino alla piscina, nell'ufficio di Noel Marshall, fungendo da cuscino per Tippi, o giocando con lei sul tappeto del salotto, come se si trattasse di un gattino tutto carino. Come abbiamo detto all'inizio, Neil è stato adottato per i bisogni di un film, ma Tippi Hedren dichiarerà successivamente che fosse una cosa stupida e rischiosa adottare un leone a casa. Ciò non le impedirà, tuttavia, di creare un rifugio per i felini selvatici. Per quanto riguarda il film, beh, è stato definito come film più pericoloso della storia, con molte ferite, ovviamente. Forse hai già visto o sentito parlare di questa razza canina massiccia proveniente dall'Himalaya. Ebbene, questo cane enorme possiede un aspetto alquanto mostruoso, ma Su Yun lo ignorava e ha sborsato una bella somma per acquistare un piccolo mastino tibetano che ha chiamato Piccolo Nero. Tuttavia c'era qualcosa di anomalo in questo cane. In realtà non smetteva di ingrassare e di crescere, e la sua dimensione ha finito per raggiungere 1 metro di altezza. Inoltre mangiava golosamente, con grande sorpresa della sua padrona e della sua famiglia, e il suo peso ha finito per raggiungere
leggere 200 kg, ma quando è iniziato a camminare su due zampe, in quel momento hanno capito che il loro animale da compagnia, il quale viveva con loro da 2 anni, non fosse un cane ma un orso. Ebbene, si trattava di un orso tibetano, una specie rara di cui è vietata la vendita, quindi l'animale è stato recuperato e preso in carico dal Centro di Preservazione della Fauna Selvatica della provincia in cui vivono Suyun e la sua famiglia. Conosci il Maine Coon? È il gatto più lungo del mondo. Gli amanti dei gatti hanno un debole per questa razza di felini enorme e in apparenza un po' intimidatoria. Allora cosa dire di Ludo, il gatto più lungo del mondo? La dimensione di questo Maine Coon che vive in Inghilterra raggiunge 118,33 cm di lunghezza e a soltanto 17 mesi pesava già 11 kg, ossia circa 3 volte il peso di un gatto normale. Era persino più grande degli altri Maine Coon e la sua dimensione eccezionale gli ha allora valso il titolo di gatto domestico più lungo del mondo nel Guinness dei primati nel 2017. Tuttavia sembrerebbe che sia una questione di geni, perché uno dei cugini di Ludo era stato anche lui definito gatto più lungo d'Inghilterra. Kelsey Gill, sua padrona, non sapeva probabilmente che avrebbe adottato un Maine Coon di questa dimensione quando ha portato Ludo a casa sua per la prima volta, perché secondo lei non era più grande rispetto agli altri gattini. Alcuni possono vantarsi di possedere degli animali da compagnia veloci, invece ad altre persone non importa nulla di ciò. Infatti, ciò non disturba affatto di avere animali lenti, come tartarughe per esempio. Prendi quest'uomo anziano che vive a Tokyo con la sua tartaruga gigante. Vedendo la dimensione enorme del rettile, possiamo credere che quest'uomo possieda questa tartaruga da moltissimi anni. E soprattutto avrà senza dubbio tantissima pazienza per portar fuori un animale così lento e pesante come questa tartaruga. Ogni giorno quest'uomo anziano passeggia per le strade di Tokyo con la sua bella, senza fretta. Si prende comunque cura di vestirlo quando la temperatura si abbassa, in modo che non prenda freddo. Anche se può far paura a causa del suo aspetto, questa tartaruga non è così cattiva più di quanto si possa credere. Può persino trasportare dei bambini sul suo dorso quando è di buon umore. Dopo Rambo, l'alligatore, Nili, leone, ora ecco Bullet, il bisonte. Questa femmina che pesa circa 500 kg ha vissuto con la sua padrona in Texas per molti anni. Karen Shove dichiara anche che la sua dolce Bullet ha una personalità fantastica. Secondo lei Bullet non è cattiva e si comporta come un cane passeggiando anche in piena libertà nelle stanze della casa. Il suo passatempo preferito? Osservare i pesci nello stagno, rotolarsi nel fango e rinfrescarsi all'ombra. Tuttavia Karen e Bullet hanno dovuto separarsi dopo 5 anni bellissimi trascorsi insieme. L'americana si è decisa a vendere Bullet perché l'animale aveva bisogno di una vita più adatta e di molto più spazio, quindi Bullet è stata piazzata in una nuova casa a soli qualche chilometro dalla casa di Karen, il che era una manna dal cielo per quest'ultima, che quindi poteva in qualsiasi momento andare a trovare la sua cara Bullet. Non ci sono solo Melanie Griffith e la sua famiglia ad aver avuto il coraggio di possedere un leone. Zulkaif Chowdhury, un ragazzo proveniente dal Pakistan, possiede anche lui un leone che ha adottato e che ha addestrato come un cane. Ebbene, questo giovane di nome Babar ha diritto a un vero lusso e a tutti i dolcetti del mondo. Immagina che possiede un letto immenso con materassi matrimoniali e aria condizionata solo per lui. Così può rilassarsi sul suo letto quando gli viene voglia di fare un piccolo pisolino. Inoltre, gira per casa in piena libertà e infine, per nutrirsi, questo gattone ha bisogno di circa 8 kg di carne cruda ogni giorno. Zulkaif Chowdhury ha acquistato Babar quando era solo un leoncino di 2 mesi, per la somma di 3.600 euro circa. Questo padre di famiglia che adora i leoni ha persino dichiarato che non avrebbe mai legato Babar. Quindi perché legare questo gattino gentile che tutta la famiglia di Zulkaif adora, compreso suo figlio di 2 anni? Ora ecco Jessica, una femmina ippopotamo che vive con una famiglia in Sudafrica. Separata da sua mamma dopo la sua nascita in seguito a un'inondazione, questa femmina è atterrata a casa di Tronie e Shirley Joubert. Questi ultimi si sono allora occupati dell'animaletto. Da quel giorno si è sviluppata una bella relazione tra Jessica e i suoi genitori adottivi. L'ippopotamo si sente a casa e prova piacere nel girare per la cucina per mangiare o bere il suo tè. Fedele a Tronie e Shirley, Jessica vive ancora con loro e non li lascia mai a lungo, anche se talvolta li succede di andare ad incontrare i suoi consimili selvatici. Guarda questa foto, riconosci questo animale a squame? Si tratta di un folidote ovviamente, ma in realtà è soltanto un fotomontaggio. Sì, questa foto è un fake, ma ciò non toglie il fatto che questo animale, ampiamente sfruttato, sia finito al centro delle attenzioni degli ecologisti. Questi ultimi fanno tutto il possibile per andare in soccorso di questi animali che sono oggetto di un traffico illegale senza pari, come succede per Honeybun, un cucciolo folidote che è stato salvato e adottato da Maria Dickman, un'ecologista americana. Honeybun vive ormai da Maria e sembra che
gli piaccia molto. Guarda come gira liberamente per casa, moltiplicando le sciocchezze, tuttavia. Honeybon non è l'unico folidote ad essere stato salvato da questa ecologista, fervente sostenitrice di questi animali. In 5 anni, più di 50 folidoti sono stati salvati da Maria Dickman, una missione nobile e lodevole, nella quale ci mette tutto il cuore. Per una ragione o per l'altra, alcune persone si ritrovano ad adottare degli animali fuori dal comune, come quelli che hai appena scoperto oggi. Ma questi animali esotici non sono pericolosi? Beh, non tutti. Piacerebbe anche a te adottare un animale esotico? Ecco due video che potrebbero interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!